Oggi parliamo delle notizie più scottanti rivelate da Fortnite della Season 9. E sono state svelate un sacco di cose. Come sicuramente avrete visto dalla copertina, diremo addio a Sprofondo Stantio. Tutte le informazioni in questo video. Preparatevi! Prima di continuare col video vi ricordo che fino all'11 aprile sono ancora disponibili le magliette, le felpe e i gadget del vero connessionato puro. Essendo questa in edizione limitata, dall'11 aprile in poi non saranno più disponibili, quindi portati a casa con te qualcosina il prima possibile. Non so se vi siete accorti, ma negli ultimi tempi di Fortnite sono successe due cose ben distinte. La prima è che vi sono un sacco di siti di scavi disparsi in giro per tutta la mappa di Fortnite, ma ne parleremo dopo. Seguite il video fino alla fine perché veramente verso fine video c'è un leak che secondo me farà gridare tutti allo scandalo e vi sembrerà completamente assurdo. La seconda cosa che invece abbiamo notato in questi giorni è l'elicottero. Non so se ve ne foste accorti, ma in questi giorni su Fortnite c'è un elicottero che sta girando per vari posti della mappa, si sposta continuamente. Ed è un elicottero molto strano, tutto nero con un cannocchiale all'interno. Purtroppo non si sa benissimo chi lo stia pilotando e quali siano le sue intenzioni. Sta di fatto che ha praticamente completato tutto il giro della mappa. La cosa più strana però è che questo elicottero è un palese riferimento agli elicotteri della Season 4. Come vi faccio vedere in queste immagini che ho preparato per voi. Se vi ricordate, nella Season 4 c'hanno ben due elicotteri, uno a Sprofondo Stantio e uno invece nel set del cinema a Putrido Pantano. Con l'avvento della Season 5 questi elicotteri sono spariti per poi far sì che un altro elicottero tornasse in quella che è la Season 8, quella attuale. Alcuni utenti di Reddit stanno riscontrando cose davvero strane riguardo a questo elicottero. Alcuni dicono che praticamente ogni volta che c'è un elicottero nello shop di Fortnite, lui si muove, vuol dire che l'elicottero si è già mosso. Questo invece è il percorso che ha fatto l'elicottero tutto il tempo. È partito da qui, ha seguito questo percorso qui, poi randomicamente si è spostato tra questo posto qua e questo posto qua. Non abbiamo un tracciato nel suo percorso che possiamo capire, ma c'è qualcosa che è veramente misterioso. Il riflesso nel cannocchiale dell'elicottero indica che sta spiando qualcosa, che sta spiando qualcuno. E dalle analisi che sono state fatte, ogni volta vedendo dove puntava il telescopio puntava sempre, sempre, sempre a quella che è la casa dei vichinghi, la casa conquistata dai vichinghi di Spiagge Snob, o comunque a Spiagge Snob. Cioè, questa è stata una cosa particolarissima. Se voi vedete in ogni momento dove punta il telescopio che c'è nell'elicottero, vedrete che punta sempre in questa zona qua. Che cosa significa? Non è un buon segno, come non era un buon segno quando i telescopi nella Season 4 puntavano tutti nella direzione di pinnacoli pendenti e del meteorite, ma questa volta chissà che cosa significa tutto ciò. Sarà per caso un indizio del fatto che nella prossima season magari avremo degli elicotteri da pilotare? Dopotutto hanno fatto gli aerei, perché non fare anche gli elicotteri? E secondo me sarebbe fighissimo, cioè immaginate un pilota, un copilota e due persone che stanno dietro, oppure fino a quattro posti per le persone dietro. E magari dietro far sì che ci sia una mitragliatrice in modo che da un fianco dell'elicottero si possa mitragliare i nemici. Secondo me sarebbe qualcosa di fantastico, amerei gli elicotteri. Già mi immagino un sacco di cose pazzesche che ci farei. Voi cosa ne pensate se aggiungessero gli elicotteri su Fortnite? Passando oltre, abbiamo notizie aggiuntive sui minivan dei respawn. Nonostante si pensasse che sarebbero stati aggiunti molto prima in game, purtroppo l'Epic Games non ci ha accontentati. Non so se vi è mai successo, ma quando vi buttate in game e usate il deltaplano per magari buttarvi, che ne so, a lande letali, in lontananza, ancora quando siete molto lontani, potete vedere il minivan che è lì che aspetta. Però appena vi avvicinate un po' di più, puff, sparisce nel nulla. Questo significa che i minivan sono già dentro il gioco, ma che non sono ancora stati implementati e resi pubblici. Tuttavia, ad un torneo della Epic Games, per sbaglio, per errore, è stato rivelato quello che è il meccanismo di funzionamento di questi minivan. Infatti, come vedete l'immagine alle mie spalle, c'è l'omino davanti a un minivan e c'è scritto che viene richiesta la carta del reboot. In italiano la traduzione sarebbe carta del ripristino. Come funziona appunto questo minivan? Quando un nostro compagno di squadra verrà buttato a terra e poi verrà ucciso dai nemici, lascerà per terra una reboot card, ossia carta del ripristino, che durerà per un tot di tempo lì. Su Apex è di 90 secondi, vedremo se su Fortnite lo renderanno solo di un minuto, vedremo. Un compagno di squadra dovrà raccogliere questa carta e recarsi al minivan più vicino possibile, in modo da poterlo resuscitare. Una volta che l'avrà fatto, il minivan
andrà in aria, e invece il compagno di squadra si butterà giù in picchiata e poi attiverà il deltaplano, eccetera. Si pensava che non avrebbe avuto nessuna arma, invece è stato confermato, però chiaramente le cose possono essere soggette a modifica, che avrà sia materiali da costruzione sia qualche arma. Quindi comunque non è che arriva solo col piccone e basta. Una volta che resuscitiamo un compagno, il minivan scomparirà definitivamente, e per resuscitare altri compagni dovremo recarci ad altri minivan. Tutte queste cose sono state parzialmente confermate da Epic Games, vi ricordo che le cose possono cambiare, però ancora non si sa quando le vedremo implementate nel gioco. Se sei arrivato fino a questo punto del video, penso che il video ti piaccia, quindi considera l'idea di iscriverti, attivare la campanella per non perderti tutti i video e lasciare un mi piace, in modo da diventare un connessionato puro. Se proprio vuoi sostenermi ancora di più, basta che vai in basso a destra nello shop e inserisci il codice OCTPFI. Devo ringraziare tantissimo i miei sostenitori che lo fanno, e fidatevi, ho qualcosa in serbo per voi molto molto bello che vi svelerò in futuro. Ma ora parliamo di sprofondo stantio e del sito di scavi. I primi giorni della season si vedevano le ruspe in giro per la mappa, ma nessuno sapeva a cosa servissero. Queste ruspe poi hanno creato vari siti di scavi. Il primo è stato ad est di Borgo Bislacco e di Lande Letali, al confine col deserto. E questi scavi erano realizzati dai player, quindi i player da qualsiasi modalità potevano recarsi lì e iniziare a picconare le rocce, anche da parco giochi, da qualsiasi modalità. Era bello, era un lavoro di gruppo, anche perché quelle rocce avevano tantissima vita. Spero che anche voi abbiate fatto la vostra parte, maledetti fannulloni che non siete altro. Una volta finito di distruggere tutte le rocce, è sbucato dal terreno un scheletro di dinosauro, e voi direte, bah, che sarà mai? Sapete dove l'abbiamo già visto, raga? Nella season 4. A Putrido Pantano. E se dobbiamo essere pignoli, anche nella season 6, attaccato all'isola centrale di dove era il cubo. Ma come mai questo riferimento al passato da parte della Epic Games? E vi dirò di più, non è una coincidenza. Infatti, nel secondo sito di scavi che è stato fatto a sprofondo stantio e che è appena finito, nel senso che tutte le rocce sono state distrutte, ragazzi, è comparsa un'ancora. E quest'ancora sapete dove l'abbiamo già vista? Nella season 4, vicino al Monte dei Vichinghi. Non può essere una coincidenza, ma soprattutto lo scopriremo quando verrà rivelato il terzo sito di scavi, che da un glitch visivo è già stato visto dove sarà e sarà vicino a sponde del saccheggio. Sono sicuro che il terzo oggetto ad emergere sarà una carrozza, ed è la carrozza che c'è vicino a Palmeto Paradisiaco. Ma tornando a Sprofondo Stantio e al sito degli scavi, dovete sapere che Sprofondo Stantio, proprio dal sito degli scavi, ha iniziato a tirar sulla lava. La lava ha iniziato ad emergere dalle profondità di Sprofondo Stantio e sta salendo sempre di più. Sicuramente la lava continuerà a propagarsi ancora e ancora e ancora, riempiendo la totalità del buco di Sprofondo Stantio. E si sa che la terra viene creata dalla lava. Il magma, solidificandosi, crea la terra. E sarà quello che succederà. Ragazzi, addio Sprofondo Stantio. Voglio vedervi nei commenti hashtag addio Sprofondo Stantio, anche se magari a qualcuno di voi non piace, tipo a me. Ma alla fine di questa season Sprofondo Stantio non esisterà più, e al suo posto ci sarà di nuovo terra su cui costruire qualcos'altro. Questo ci dà spazio anche a quella che è un'altra teoria. Infatti fino ad adesso abbiamo visto su Fortnite due dei cinque dominatori degli elementi, che erano seduti nel castello del Re di Ghiaccio. Avevo già fatto tantissimo tempo fa un video teoria che spiegava il vario discorso dei vari re elementali e dello scontro che si è creato tra loro. Tuttavia abbiamo già visto l'opera del Re del Ghiaccio, che ha congelato tutta la mappa. Abbiamo visto l'opera del Re del Fuoco, che una volta liberandosi ha creato quello che è il vulcano e ha praticamente cosparso un po' di mappa di lava. E ora vedremo il terzo re, o molto probabilmente lo vedremo, il terzo re è quello che trasformerà il magma in terra e probabilmente farà qualcosa del genere. Magari vedremo appunto il terzo re, magari sarà questa la skin segreta di questa season. E magari nella season prossima, quando il ghiaccio si scioglierà, vedremo anche quello che è il re del quarto elemento del ghiaccio. Mancherà solo il vento, che sarà un tornado, probabilmente sarà un evento tornado della mappa di Fortnite, e avremo tutti e cinque gli elementi. E vi ricordate del meteorite della season 3/4 che proprio in questo periodo l'anno scorso minacciò le nostre teste e creò appunto Sprofondo Stantio? In uno dei miei vecchi video più famosi, Pinnacoli Pendenti verrà distrutto, perché al tempo il meteorite si pensava puntasse a Pinnacoli e non subito lì nelle vicinanze. Vi avevo fatto vedere l'immagine di un leak trovato nei file di gioco di una specie di oggetto chiamato Meteor, che sembrava una specie di uovo / meteorite. Beh, guardate questa immagine, vedete cosa c'è? Vedete cosa c'è? Sotto Pinnacoli Pendenti, adesso, c'è quell'oggetto lì. È stato scoperto tramite i soliti glitch visivi in modalità replay con la videocamera, ed è stato confermato che è lo stesso identico oggetto di 4/5 season fa.
Che cosa significa? Un altro meteorite che colpirà la mappa? O comunque che distruggerà quella che è Pinnacoli Pendenti, che ormai è rimasta in gioco da così tanto che è molto probabile potrebbe essere tolta per sempre? Più che altro il discorso è anche che ultimamente stanno riportando alla luce varie cose del passato, tra cui anche uno scheletro di dinosauro. Questa è una cosa molto strana, perché l'uovo sotto Pinnacoli Pendenti, anche se viene chiamato come file Meteora, pur sempre ricorda un uovo di dinosauro. Può essere che nella prossima season avremo un parco proprio tematico alla Jurassic Park, o avremo altre skin dei dinosauri. Che cosa ci riserverà la Epic Games?